Nel teatrino Arcobaleno, per poche sere, Ruggero Cappuccio, saggia sul palcoscenico con Roberto Erlitzka e tre giovani attrici, il suo romanzo apocalittico Fuoco su Napoli, vincitore del premio Napoli 2011. Una grande eruzione dei Campi Flegrei e la distruzione, prossima avventura, della città. Occasione persino in una tragedia apocalittica come quella immaginata per malaffare e speculazioni. Una grande metafora che forse diventerà uno spettacolo vero e proprio. Una prova narrata, in scena, dal vivo, cercare di far suonare quelle parole che evidentemente possono, e lo scopriremo di sera in sera, avere un potere non solo come segno ma anche come suono. Quindi tu non avevi pensato comunque ad una versione teatrale nel momento in cui scrivi il romanzo? Assolutamente no, ma è evidente che quando un narratore si mette a scrivere un romanzo ed è un narratore con delle esperienze che hanno attraversato a lungo il teatro, il senso della parola come corpo sonoro finisce per sbancare quella narrativa, perlomeno a tratti, e dunque la commistione è in qualche modo inevitabile.